Sicuro di non ricordare niente di questo posto? Oh, niente che ci aiuti. Dimmi, fratello, esattamente perché lo stiamo facendo? Non lo so. Oh, la cosa mi conforta. Senti, so che non te l'aspetti dall'uomo più sapiente del mondo, ma Odino non mi parlava mai di questo posto. Ecco perché ti ho spinto a cercare l'aiuto di Freya, più volte. Non sembra che abbia voglia di parlarmi. Oh, al contrario, fratello. Ma tu raccontati pure la storiella che vuoi. Vedo una spiaggia. Spiaggia nera. Proprio come diceva l'invito. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Sta succedendo qualcosa. Si torna alle basi. Sembra non ci sia nessuno ad accoglierci. Non si apre. Immagino questo non ti faccia desistere e girare i tacchi. Sì, Alfur. Sì, Numatum. Essere padroni di se stessi. Domina te stesso. Detto in maniera un po' più poetica, ma sì. Qualcosa non va. Mi sento più debole. Il Valhalla potrebbe non apprezzare l'intrusione. Non è il genere di nemici che mi aspettavo qui. Fagliela vedere! Forse l'ultima oasi rimanente di Asgard. Bifrost, fa attenzione, fratello! Di nuovo fuori. Siete entrati nel Valhalla senza prima parlare con noi. Buongiorno anche a te, mia signora. Una faccenda personale. Non volevo sottrarvi ai vostri doveri. Siete irrotti nel Valhalla. Direi che è degno del mio tempo. Questa entrata è segreta. Chi è stato a dirvelo? Inchiodato alla porta, 3 giorni fa. Kratos di Sparta, sei con la presente invitata a una sfida. Affronta il passato per affrontare il futuro. Domina il Valhalla, domina te stesso. Poi, le indicazioni per qui. Nessuna firma. Chi altro sa di questa entrata? Odino e noi. Probabilmente è una trappola. Tu vuoi tornare lì? Vuoi venire con me? Oh, non voglio interferire con le tue faccende personali. Inoltre, non posso. Al contrario vostro, non sono mai morta. Cosa succede se torno lì dentro? Questo dipende da te. Il Valhalla attinge dai ricordi di coloro che entrano. Là dentro sei un libro aperto. Sicuro di voler rientrare?
Come sei riuscito a oltrepassare il cancello? L'ho forzato. A mani nude. L'ha forzato. C'è un modo più facile se sei convinto di voler rientrare. Vieni. Sigrun, forse dopo possiamo continuare quella conversazione. Per una volta, Mimir, penso tu abbia detto abbastanza. Sì, hai ragione. Per quanto riguarda l'altra cosa, ci stai pensando, immagino. Sì. Si tratta di questo. Ti lascerò pensare, allora. Che sai di questo posto? La sfida del Valhalla non consiste solo nel superare gli ostacoli. Sta nel modo in cui li superi e dimostri di padroneggiare i tuoi poteri. Noi possiamo guidarti, ma sarà il Valhalla a giudicare i tuoi progressi. Che cos'hai da dire tu? Il Valhalla dona integrità ed equilibrio a coloro che vi entrano. Per essere padrone di te stesso, non affidarti solo alle strategie che conosci. Adotto strategie appropriate alla situazione. Va bene. Ma se vari l'approccio, dimostri al Valhalla che sai padroneggiare le tue abilità. E il Valhalla ti ricompenserà per questo. Ehi, Gunner, con me! Ora puoi accedere al Valhalla da qui, senza subire le conseguenze della tua eruzione. Grazie, Sigrun. Hai brutti presentimenti? No, va tutto bene. Grazie, Skjaldmaer. Va bene, ricominciamo l'attacco. Può essere un miglior dio della guerra del generale che ha vinto il Ragnarok cercando di salvare più vite possibili. Insieme a te, il suo concilio potrebbe fare un sacco di cose buone. Questo ruolo, questo titolo, mi era stato dato in passato. Tu sai che è successo. Lei sa che è successo. Sì, lo sappiamo. Ma perché dovrebbe importare di più chi sei stato in passato di chi sei ora? Non vedi quanto sei cambiato? Fuoco alle spalle! Immagino che questo sia come ricordi Jotunheim, giusto? Sono d'accordo con te, sul consiglio di Freya. È un'idea nobile. Freya è conosciuta nei regni ed è nata qui. Tutti la rispettano. È una sovrana esperta. Abbastanza da sapere che un potere condiviso è meglio per il popolo. E questo deve essere il tuo ricordo di Svartalfheim. Ah!
Rose, la sinistra! Sei già molto più te stesso di quanto non fossi da mesi. Senza Atreus né combattimenti, iniziamo a preoccuparmi per te. Combattere è illuminante. Che cos'è? Riconosci il tuo vecchio trono, vero? Kratos. Non ho dimenticato il debito nei tuoi confronti. Penso che abbia capito la posta in gioco. Mi sembra tutto così avventato. Ecco che arrivano. Che strano. Siamo di nuovo fuori, ma non siamo... Beh... A volte si arriva fin dove si è pronti ad andare. La decisione è del Valhalla o tua. Significa che hai finito? No. Scoprirò chi mi ha invitato. Ci sono vicino, credo. Vale la pena morire per questo? Oh, ormai direi che ci siamo abituati a morire. Non scherzare, Mimir. Il Valhalla ti riporta in vita dopo una morte onorevole in combattimento, ma ricorda che ha le sue regole. E se non le rispetti, Kratos, lì dentro la minaccia di morte è vera. Bene. Buono a saperci. Se per buono intendi assai sconcertante. Le riconosco. Sono i giudici dell'oltretomba, della mia terra natale. Ah. Bene, mi sembri proprio ansioso di rivederli. Giudicavano le anime. I virtuosi entravano nei campi Elisi. Chi non era degno, invece, veniva gettato nel Tartaro. Ah, sì, dove le anime dei dannati venivano torturate. Mi chiedo perché la tua mente le abbia messe qui. Ah, un ricordo di Midgard. Mi sembra di capire che i regni che visitiamo non seguano un ordine preciso. Di chi era la voce che abbiamo sentito dopo aver visto il trono? L'hai sentita anche tu? Sì. Ha detto che è in debito con te, no? Forse è qualcuno che può darci una mano? Dubito. Era un dio greco e non ci siamo lasciati in buoni rapporti. E con questo intendi... Sì, ho capito. Non mancano rancorosi fantasmi del passato da queste parti, cioè nella tua mente. Fratello, il trono che abbiamo visto, lo riconosci? Ti è familiare? Era il mio. Il trono che prima era di Ares. È un trono di mostri. È un simbolo che rinnego. Non si tratta del trono in sé, ma del dio che vi siede sopra. Due combattimenti di fila. Il Valhalla esige sempre di più. È così che potremo avanzare. Perché non parliamo della tua immagine sull'altare che continuiamo a vedere? Se il Valhalla te la propone sempre, deve avere un significato importante per te. Non pensi che entrare nel concilio di Freya potrebbe permetterti di percorrere quella via? Di guadagnarti quel rispetto? Non sarebbe un motivo per accettare. L'ambizione è veleno. Usa lo scudo, fratello! Tornando alla tua immagine sull'altare, forse quell'immagine simboleggia il tuo desiderio di condurre una vita giusta.
È un promemoria del Valhalla. Sei sicuro che accettare l'offerta di Freya sia la cosa giusta per me o per i regni? Penso che siamo qui proprio per capirlo, in un modo o nell'altro. Ottimo lavoro! Il Valhalla ne sarà felice! Bene, dovremmo poter raggiungere la prossima area ora. Complimenti, vecchio amico mio. Ci stai facendo di strada nel Valhalla. Dov'è Mimir? Tutto qui ciò che hai da dirmi. Dopo tutto questo tempo. Non riesci ad articolare nemmeno un ciao per una delle tue vittime più fauste. Ciao, Elio. Dov'è Mimir? E io che ne so. Perché non andiamo a cercarlo, Di un po'. Inizia a sembrarti tutto un po' più familiare. Una possente catena! È un bel segno! Hai sempre avuto parecchia fortuna con le catene. Andrà tutto a meraviglia per te, me lo sento. Oh, eccola lì! Casa Dolce Casa. Farti riaffiorare molti ricordi. Non è la sala dei sacrifici in cui hai permesso che un soldato ateniese bruciasse a morte per poter passare oltre? Ah, oh, che giorni da mattacchione! Devono mancarti molto. Stai facendo, Kratos? Vorresti sacrificarmi? Di nuovo? Oh, bene. Mi guardi negli occhi mentre mi spingi verso la morte. Un vero tocco di classe, non c'è che dire. Mi fa davvero capire qual è la mia posizione. Soprattutto dopo una lunga, agonizzante riflessione su cosa fare. Oh, con quanta riluttanza dirai alla gente di avermi sacrificato! Forza, non andrai molto lontano. Mi dispiace deluderti, stupido idiota, ma ti ricordi che sono un dio del sole, vero? Pensi che abbia paura di un po' di fuoco? Non minacciarmi con cose spassose, Kratos. Forse verrò infuso di potere e raggiungerò la mia forma finale. Forse esploderò e ti porterò con me. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. Ok, seriamente, Kratos, fammi uscire da questa gabbia. Non è più divertente. Non posso credere che tu voglia arrostirmi per capriccio con la presunzione che sia quello che il Valhalla vuole da te. Hai mai pensato che forse i tuoi istinti sono solo pensieri casuali che ti vengono in mente, non più veri di altri? Magari pensaci, Tipo subito! Vuoi
veramente incenerirmi e vedere cosa succede. Ti giuro, non sei cambiato di un singolo. Fratello, che ci faccio qui? Mimir. Mimir. Cos'è? No. No! Fammi uscire! Fratello! Che succede? Aiutami! Ci sto provando! Fratello! Ti prego! Ti prego! Non preoccuparti! Torneremo al cancello! Non credo proprio! Penso che tu abbia rotto il Valhalla! Oh! È giunta la nostra fine! Andiamo via da qui! Sindrun! Amore, stai bruciando! Io non dovrei essere qui! Oh, cari Valedol! Oh no, guarda come sei ridotta. Non avresti dovuto farlo. Io posso guarire, tu e Kratos invece no. Ma ora siete al sicuro. Sigrun, scusa. Sono stato uno stupido. Dopo, tesoro. Ho bisogno di un attimo. Saremo per sempre tuoi debitori. Come io sarò vostra debitrice. Kratos, vorrei scambiare due parole con te. Dov'è Sigrun? Sta riposando. Si sta curando. Ciò che ha fatto per voi lì dentro non sarebbe dovuto succedere. State rischiando la vita lì dentro, ma non siete gli unici a pagarne il prezzo. Era esattamente questo che temevo. Freya, che cosa vuoi da me? Che molli? Secondo Sigrun, il Valhalla può aiutarmi. Devo proseguire. Sì, è vero. Io... Fa attenzione. Ho bisogno di lei. E anche di te. Basta infrangere le regole lì dentro, d'accordo? D'accordo. Un ricordo di Vanheim ora. Fratello, ti prego di non ricordare le piante esplosive. Hai parlato di una foresta. Quando Elio ha preso il tuo posto, ti sei ritrovato altrove. Sì, immagino di non avertelo detto mentre stavamo cadendo. Ma sì, ero in una foresta come quella di quando ero giovane. Ed ero nel mio vecchio corpo. In tutta onestà, sembrava un sogno. Vuoi tornare lì? Non posso dire il contrario. Sono preoccupato, ma più che altro sono curioso. Immagino che i miei ricordi vengano presi di mira anche qui. E non solo quelli piacevoli, suppongo. Ecco quello che il Valhalla ha marchiato per te. Capito.
Devono tenere i regni primordiali sullo scaffale più alto. Ah, ora siamo vicini a quelle statue. Giudici, giusto? Ehi là, ancora io! Se devo trasportarti, renditi utile. Dimmi ciò che vedi in battaglia. Come vuoi, stronzo. Torniamo alla gabbia? No! Partire! Ora sì che è una festa! Che hai intenzione di fare ora, Kratos? Aspetta, no, non dirmelo. La suspense è l'unica cosa che riesce a tenermi sveglio qui dietro. Rifletti su questo. Forse il sacrificio è valido solo se c'è di qualcuno che ami. E sappiamo tutti che non posso essere io. Aspetta. Silenzio. Ciclone! Indovina il suo punto debole. Eccoci qui. Vediamo che brillante mossa hai pensato di fare. Kratos? Non penso che dovresti... Sai cosa? Non importa. Mi godrò lo spettacolo. Fratello! Oh, dove siamo ora? Tyr! L'invito era tuo. L'avrei firmato, ma era importante che tu venissi di tua iniziativa. Allora non sei un'illusione. In carne e ossa, amico mio. Che cosa vuoi? So con cosa stai combattendo, Spartano. Meglio di quanto tu possa immaginare. La vergogna. Il dubbio. La domanda... a cui non ho trovato risposta finché non sono venuto qui. Vite fa. E ho attraversato quella porta. Che c'è dentro? Oh. Non sono qui per rovinarti la sorpresa. Sono qui per prepararti. Perché? Perché io posso. Perché per noi il combattimento tiene occupato il corpo, mentre la mente pensa al resto. Perché non sei pronto. Ancora. Fammi vedere. Chiedo scusa! Esattamente! Perché ci attacchi? Vedila come una prova di combattimento, Mimir. Quando Kratos avrà la meglio su di me, sapremo che la sua mente è... Sì! Ben fatto! Ben
fatto, Kratos. Mi arrendo. Molto bene. Forse ora sei pronto. Davvero? Sinceramente? Sei tu l'unico che può dirlo. Per ora, ma ti aiuteremo ad esserlo. Sigrun, è bello rivederti. Freya era solo preoccupata. Sto bene come sempre. Come va il vostro viaggio? Abbiamo scoperto il nostro ospite, Tyr. Tyr, dici? Già, e non è nemmeno una proiezione. Non sapevo che il suo legame con il Valhalla fosse così forte. Ma in effetti è qui da più tempo di me. Affascinante. Kratos, sono felice di vederti di nuovo qui. Il Valhalla ha organizzato qualcosa di speciale per te nella Sala del Trono. È una chiave. Una del mio passato. Ha rivelato cose importanti? Solo un ricordo. Sembra che il Valhalla voglia che tu racconti una storia. Dopo. Lo riconosco. Te lo ricordo, Kratos. Il ricordo è vivido. Un episodio noto a chiunque conosca la tua storia. Un uomo che deve prendere una decisione terribile. Sì, me ne hai parlato, fratello. Il patto che hai fatto con Ares per respingere l'orda di barbari. Quando cedetti l'anima a un dio della guerra, perché mostrarmelo? Beh, tiro a indovinare. Forse per farti sentire come quel pezzo di merda che sei? Lui è necessario. Non è nei miei piani. O è in quelli del Valhalla o nei tuoi. Almeno non mi ha sostituito. Non ancora, comunque. Un frammento di ricordo del tuo tempo ad Alfheim. Chi era Kratos di Sparta il giorno in cui giurasti fedeltà ad Ares? Ero il comandante più giovane dell'esercito. Ero noto per la mia abilità in combattimento, per l'autorità sul campo, ma anche per la mia furia. Ero determinato a non perdere mai. E fino ad allora era stato così. I miei uomini mi erano leali. Quanti soldati spartani comandavi? Quel giorno troppo pochi. Quanti barbari hai affrontato? Migliaia. Tyr, perché aiutarmi a ricoprire il tuo vecchio ruolo? Perché non farlo tu stesso? Ne sembri in grado? Per i mortali di questi regni sono un antico mito ormai dimenticato. I giorni in cui potevo sperare di unificare i regni sono passati. Tu invece sei l'eroe del Ragnarok. Devi solo essere pronto. Quindi hai detto a Sigrun di non poterle dare ciò di cui ha bisogno. Sei stato un codardo. Perché screditare i suoi desideri e i tuoi nel presente? Non posso far finta di essere ingenuo. Hai idealizzato l'idea di noi. E l'ho sicuramente fatto anch'io, ma si potrà mai costruire un futuro su questo? Cioè, fratello, guardami. Sul serio. Se qualcuno ti insultasse come tu ti insulti da solo, mi verrebbe da colpirlo a morte con un'ascia. Ah!
Kratos, la chiave che hai trovato, di chi era? Cosa ha aperto? Era di un capitano che incontrai durante una battaglia sul mare Egeo. La sua flotta venne attaccata da un'idra. Questa chiave apriva la sua cabina. Dentro avevo sentito delle donne che urlavano. Ah sì, la storia della tua lotta con il serpente a tre teste. Se ricordo bene, ne hai infilzata una sull'albero maestro, vero? Sì, ma non è per questo che è comparsa la chiave. Per averla, uccisi il capitano. E la sua morte sembra seguirmi ovunque io vada. Sono tornato! Che emozione! Devo dire che è davvero difficile pensare a qualcosa di più stupido che giurare fedeltà ad Ares, fra tutti gli dèi. Cioè, tutti i figli di Zeus fanno schifo, presenti assolutamente non esclusi. Ma Ares si vanta di essere malvagio e depravato. Però non sta a me, credo, criticare i modelli che scegli. Vedo che continui a usare le lame che ti ha dato. Puoi dire di rimpiangere davvero una decisione se continui a beneficiare delle sue conseguenze? Non lo so, chiedo per un amico. Che cos'è? Sembra che qualcuno ti abbia lasciato un regalino. Un totem simbolo della tua vergogna. Che gentile. È il momento, l'ora del tuo giudizio. E sappiamo tutti che nessuno potrebbe perdonare le tue azioni passate. Oh, volevo chiederti, ti è piaciuto darti fuoco? È stato molto divertente. Peccato che non ho visto la fine. È una mia impressione o hai ancora della cenere sulla pelle? Oh, sono tornato, fratello. Spero che il tuo viaggio nel Valhalla sia stato utile. Ho portato qualcosa per rendere le cose più interessanti. Non sei il solo che può avere armi di terre lontane, sai? Sei pronto? Usa le armi! Usa lo sguardone, Kratos! Bravo! Mi arrendo, Kratos. Va bene. Credo che tu sia riuscito a venire a patti con te stesso. Scopriamolo. Nell'acqua non ci sono solo ricordi. Esatto. Un ricordo non è altro che la nostra prospettiva su di esso. Conosci le malvagità derivate dal tuo patto. Conosci quelle dentro te stesso e ci rimugini sopra. Ma non è così semplice, dico bene? L'orda è enorme, fratello. Pensa se tu non l'avessi fermata. La nostra terra sarebbe stata conquistata. Il popolo ucciso, violato. Un popolo che il tuo esercito doveva proteggere. L'esercito guidato da te. Non sentivi il richiamo del dovere? Non hai temuto per la sicurezza della tua terra? Li hai salvati. Giustifichi le mie azioni. Il punto non è giustificarle, Kratos, ma accettarle. Accettare di aver agito in base a ciò che sapevi allora, non a ciò che sarebbe avvenuto. Le tue motivazioni e le loro conseguenze sono molto più complicate di quanto vuoi credere. Adesso hai altro su cui riflettere. Sì. Ho molte cose su cui pensare. Tornerò. E io ti aspetterò. Un secondo è stato lui a mandare l'invito. Sì. E guarda, penso che Kratos possa essere sopravvissuto. Quindi stai facendo il gioco di Tyr? È tutta una sua idea? Non ha un gioco come scopo.
C'è una cosa che io devo affrontare. E cosa sarebbe di preciso? Un processo. Va bene, se è utile. Mi fido di voi. Anche noi. Di voi e del Valhalla. Anche dopo ciò che ti ha fatto? Conoscevo le regole e ho scelto di infrangerle. Non me ne pento. Un atto infame, di cui la gente parlò anche negli anni della ricostruzione. Chissà perché pensavo fosse una metafora. Devo ammetterlo, fratello, la tua tecnica è migliorata notevolmente. Mi serviva il suo potere per vendicarmi degli dèi. Credevo di non avere nessuna scelta. Nessuna scelta? Avresti potuto non staccarmi la testa dal corpo. Era un'opzione valida. Ed è tornato. Ma la parte peggiore non è stata quella, vero Kratos? Uccidendomi hai privato la Grecia del sole. L'hai gettata in un'oscurità perpetua. Il raccolto ha smesso di crescere. La carestia si è abbattuta su di noi. Non che ti importasse. Basta. È davvero agile, eh? La giornata. Ma ora tu sei cambiato, vero? Ora tu fai uccidere gli amici perché non hai lungimiranza. Così è più facile dare la colpa ad altri, dico bene? So che sei una creazione della mia mente, ma per quel che può valere, non meritavi quella morte. Oh, commovente. Sì. Non vale nemmeno la saliva che hai usato per sputarlo fuori. Non rifarlo. Nessuno vuole sentirsi dire questo da te. Qualcosa per ricordarti di me. Spero davvero che ti causi un tormento infinito. Vengono un po' i brividi quando fanno così, vero? Minotauro! Ora vedremo chi è un mezzo uomo! Liberati, amico! Oh, sono tornato! Devo ancora abituarmici! Ben fatto, Kratos! Vorrei mostrarti un'altra arma proveniente da uno dei miei viaggi. Ti va? Usa le armi! Concentrati! Fidati del tuo istinto, Kratos! Pronto a vincere? Dimostralo! Com'è stato far sprofondare il tuo paese nell'oscurità? Non volevo che il mio popolo soffrisse, ma ero insensibile. Consumato dalla rabbia e dalla vendetta. Non trattenerti, come me.
Va bene, mi arrendo. Molto bene. Non penso tu abbia provato davvero indifferenza, Kratos. Eri ferito, nel profondo, e hai agito maldestramente. Aspetta. Sei tu che hai rimesso a posto il sole. Hai preso il carro di Elio e hai riportato il sole in cielo, sacrificando te stesso. Sì. Caddi rovinosamente, ed Elio mi salvò. Ma questo ricordo fu prima che lo uccidessi. La malvagità venne dopo. Che significa? Che la tua è una storia complessa. Che la bontà d'animo non è una destinazione, ma un esercizio costante. Le tragedie possono adombrare il cuore di chiunque. Possiamo resistervi solo con la saggezza e la lucidità. Ora sei molto più abile di quanto non fossi allora. Hai un po' più di sale in zucca, per così dire. Per il momento può bastare. Hai molto su cui riflettere. Sì. Torniamo alla spiaggia. Devi essere orgoglioso dei tuoi progressi, Kratos. A presto. Fai progressi, qualsiasi cosa tu stia combinando lì. Forse. Senti, io so che ti è sembrato che ci aspettassimo più di quanto potevi dare. Ma volevo solo che sapessi che non ti sto chiedendo di cambiare chi sei o come sei. Abbiamo creato un mondo nuovo su quello vecchio. Ne abbiamo raccolto i pezzi e li abbiamo rimessi insieme. È un'opportunità rara. Hai fatto la differenza qui. Sei stato simbolo di cambiamento. Molte volte, il solo sapere che sei parte del concilio è sufficiente. E le altre volte? Ora hai una voce. Come la userai è una tua scelta. Sigrun, dentro abbiamo incontrato un figlio di Thor. Non era veramente lui là dentro, te lo assicuro. Era un ricordo di un'antica lotta e il Valhalla lo usa a suo vantaggio. Perché lui? Non sono io che te lo devo dire. Beh, ci rifletteremo tra un combattimento e l'altro. Una figlia surrogata. Un vaso pieno di orrori. Questo sembra importante. Questa è la storia del tuo fabbro, vero? Sua figlia era la chiave e lui è morto proteggendola. Proteggendola da me. Aprì quel vaso. Cercavo il modo di uccidere Ares. E ciò che ho liberato ha fatto impazzire tutti gli dèi. Grazie ancora. Zitta, testa. Che sfortuna. Più tempo passo nel mio Valhalla, più tu devi passare il tempo con lui. Kratos, conoscevi bene la figlia del fabbro? Pandora. Mi ricordava la figlia che avevo perso molto tempo prima. Mi dispiace, Kratos. Nonostante la sete di vendetta, non penso volessi farle davvero del male. Pandora era innocente. Il modo in cui vedeva le cose. Mi capiva quando pochi ci riuscivano. Non meritava di essere una pedina sacrificabile per gli dèi. È ora di morire, mostro! Ah, c'è pure l'altro! Lento! Oh, che colpo! G
Ci rincontriamo, fantasma di Sparta! Blateri tanto di quanto siano malvagi gli dèi, però sorvoli sempre sul fatto che hai dato loro un bel aiutino. Aprire il vaso era il piano di Atena. Non immaginavo le conseguenze. Che tu sospettassi quali sarebbero state le conseguenze o meno, non puoi venirmi a dire che te ne saresti preoccupato. Volevi avere il potere di uccidere Ares, e in virtù di questo hai giustificato tutto il resto. Alla fine, questo è il tuo codice morale, dico bene? Immaginare che tu ricopra di nuovo una carica di solenne responsabilità metafisica, che tu sia una figura fidata, venerata. Hai una bella faccia tosta a pensare di essere una cosa del genere. Ci sarebbe da ridere se non fosse tragico. Oh, che carino. Non penso proprio che tu possa tenerla al sicuro, sai? Credo che sia d'accordo con me. Kratos, sei tornato? Molto bene. Ho ancora un'arma che voglio mostrarti. Penso che ti piacerà, se così si può dire. Pronto a vincere? Dimostralo! Muxan! Occhio a destra! E a destra! Bene, questo che non stai dormendo! La tecnica è impeccabile! Non ti distrarre! Usa questo ardore, Kratos! Bravo! Basta, Kratos. Mi arrendo. È stata dura. Vediamo cosa ha elaborato alla tua mente. Quando i mali sono emersi dal vaso, sul fondo è rimasta la speranza che tu hai scelto di liberare nel mondo. Sì, dopo tutto ciò che hai fatto, ti sei sacrificato ancora una volta. La mia morte sarebbe stata giusta, ma non era il momento. Sì, sei sopravvissuto. E da quel giorno la speranza vive nel tuo cuore. Hai riportato la speranza in questi regni dopo molto tempo. Vaso o non vaso, Kratos, speranza, paura, amore e odio esistono in ognuno di noi. La vera domanda è: quale emozione lascerai che guidi le tue azioni? Ogni scelta che facciamo plasma il nostro mondo. Ciò che dice è vero. E? Credo
essere pronto a varcare quella porta. Ottimo. Cosa posso dirti? Ricordo che cosa ho provato sedendomi su quel trono. Cosa implicava? E cosa invece no? Un dio della guerra. Un dio del dolore. Della sofferenza. Della distruzione. Le norme dissero che cercavo una redenzione che so di non poter meritare. Questo cosa mi rende? Dio dei folli. Un dio di... speranza. Quando tutto è perduto. Tu hai perso tutto. E tutti. E sei diventato. Nessuno ti perdonerà. Hai scelto. Come te. Non lo so. Però io lo spero. Tu sei crudele, arrogante ed egoista. Ma tu sei più di questo. Tu sei sempre stato più di quello che vedono gli altri. Tu sei più di questo. Ho perso tutto. Trovato quello che cercavi? Bene, fratello. Qui abbiamo finito, quindi... che facciamo ora? Ora? Credo che... resterò seduto qui per un po'.
proverò a essere ciò di cui ha bisogno la gente. Bene. Mi fa piacere sentirlo. E che tu abbia trovato ciò che ti serviva qui. Non ce l'avrei mai fatta senza i miei amici. Vi sono grato. Il Valhalla è a tua disposizione, Kratos. Se vuoi riflettere su altro, ora o più tardi, saremo lieti di aiutarti.